Buonasera, buonasera a tutti coloro che ci seguono per Vivere Osimo e Osimo Web, un'altra puntata che va a concludere questo ciclo di lezioni promosse dall'Unitre di Filottrano con il patrocinio del Comune di Filottrano, e vi saluto i nostri graditi ospiti, ovviamente come padrona di casa la professoressa Rosalba Giulioni, presidente dell'Unitre Filottrano, e poi l'ospite che ha accolto l'invito da parte della professoressa Giulioni, il professor Alfredo Luzzi. Buonasera, buonasera a entrambi i professori. Sono circondato da professori di letteratura. Ricordiamo il curriculum vasto del professor Luzzi. Lui è nato ad Ascoli Piceno, ma vive a Porto San Giorgio. Ha insegnato molto anche all'Università di Urbino. Attualmente insegna letteratura moderna e contemporanea alla Facoltà di Lettere dell'Università di Macerata. Ha insegnato in giro per il mondo, è stato ad Amsterdam, a Liegi, quindi in Belgio, e poi ricordiamo anche come visitor professor anche a Yale. Ha tenuto conferenze in quasi tutto il mondo, in tutta Europa sicuramente, e questo ci ovviamente fa molto piacere, la possibilità quest'oggi di discutere un tema il cui titolo poi ce lo spiegherà bene il professor Luzzi, perché è molto attuale e molto interessante: il mito di Ulisse, da Dante a Barrico. Quindi da Dante, che quest'anno ricorrono i 700 anni, li abbiamo celebrati anche come Unitre con in musica, l'abbiamo fatto con il maestro Albarello, abbiamo ripercorso la musica ai tempi di Dante, ma ci piace anche ricordare il fatto che questo ciclo di appuntamenti, abbiamo avuto il professor Franco Battaglia che ci ha parlato soprattutto dei cambiamenti climatici, ma anche la prima puntata è iniziata con un docente dell'Università di Macerata, la professoressa Fermani, e andiamo a concludere questo ciclo di lezioni Unitre a distanza per via della pandemia con un massimo rappresentante del mondo letterario italiano, ovviamente anche dell'Università di Macerata, il professor Luzzi. Per i saluti iniziali quindi passo la parola alla professoressa Rosalba Giulioni. Buonasera a tutti. Io desidero rivolgere un saluto non solo agli studenti dell'Unitre di Filottrano che stanno seguendo, ma a tutti coloro che partecipano alla piattaforma di Osimo, e insieme a tutti voi vorrei rivolgere un grande saluto e ringraziamento al professor Luzzi che ha accolto questo nostro invito. Il curriculum del professor Luzzi già l'ha illustrato il giornalista Falcetta. Quello che vorrei dire è che il professor Luzzi per noi dell'Unitre di Filottrano cioè rappresenta non solo un grande onore che dà prestigio alla nostra associazione, ma per noi è un docente speciale, perché il professor Luzzi, fin quasi dai primi anni, noi siamo ormai 26 anni che esistiamo, dalla nostra associazione ha partecipato portando dei contributi interessantissimi, quasi sempre frutto di ricerche inedite, e io ho qui qualche ad esempio nel 2004 2005 ha parlato di autori non narratori del Novecento, Tozzi, Strada, Mermuraria, Ugo Vetti. Poi nel 2008-2009 ha parlato di, oddio, adesso non me lo trovo, lo troverò. Ah no, ecco, questo è molto interessante, I Boedi Marchigiani, una lezione veramente inedita per noi, una cosa del tutto nuova. Poi anche nel 2006-2007 abbiamo avuto come argomenti Pasolini, Mario Luzzi, in quello stesso anno di inaugurazione. Ricordiamo la tesi del professore Alfredo Luzzi, proprio su Mario Luzzi, la tesi con cui si è laureato. Adesso mi sono aggiornato, professore, ho studiato il suo curriculum, a parte le battute. Cioè, la cultura qui è vasta. Oggi, infatti, avremo soltanto un'oretta di tempo, però gli argomenti di cui discutere, come ci accennava la professoressa Giuliani, sono tantissimi. Prego, professoressa. Poi nel 2018-2019 abbiamo avuto l'evento pubblico dedicato a tutti i 200 anni dell'Infinito dei Leopardi, quindi tutti argomenti veramente particolari e interessantissimi. E come dice Luca, anche ogni volta, cioè gli incontri col professor Luzzi non si limita a un solo argomento, cioè è un argomento che poi si espande fino a trattare vari intrecci, quindi veramente un grande ringraziamento da parte dell'Unitre, che per noi il professor Luzzi, insomma, non è solo un docente, ma anche un po' un'amicizia ci lega, un'emozione per avere questa partecipazione. E così io adesso vorrei dare la parola al professor Luzzi, ringrazio ancora tutti e sentiamo le parole del professore per questo argomento che veramente è molto interessante, il mito di Ulisse. Grazie professore, benvenuto. Grazie professoressa. Allora,
E io vorrei ricordare a chi ci sta seguendo, anche ai vostri allievi, perché ormai il professore è diventato aggiunto anche all'Unit 3 di Filottrano, visto che le numerose partecipazioni alle vostre iniziative, che potete fare le domande al termine, insomma, dell'esposizione del professor Luzzi, potete fare le vostre domande, basta scrivere semplicemente sotto, commentando questa diretta streaming su Facebook, sulle pagine di Osimo Web o sul canale YouTube. Chi ha magari le televisioni di ultima generazione può magari vederlo anche dalle televisioni, può commentare su YouTube e noi vedremo i vostri commenti o le vostre domande che volete fare al professor Luzzi, avremo modo quindi di presentarle allo stesso professore. Quindi salutiamo tutti coloro che sono collegati, alcuni ci hanno mandato un semplice saluto che ricambiamo di tutto cuore. Allora, professore, questo mito di Ulisse, ci spiega come mai questo mito di Ulisse, e quindi do inizio alla sua lezione, ce lo portiamo ancor prima di Dante, ma ha voluto contestualizzare, prendendo spunto di questi 700 anni della morte di Dante, perché la scelta del mito di Ulisse e come mai ce lo troviamo praticamente fino ai giorni nostri, fino a Barricco, che è uno degli autori contemporanei anche molto apprezzato e molto seguito. A lei la parola. Allora, grazie, io molto volentieri ho accettato l'invito dell'amica Rosalba. Da un punto di vista tecnico pregherei comunque coloro che sono collegati da remoto di chiudere i microfoni per evitare, diciamo, delle interferenze mentre io parlo. Come ha detto lei, quando si tratta poi di fare le domande, sarà possibile per loro, diciamo, fare domande attraverso, appunto, la chat di YouTube o di appunto Facebook. E allora diciamo subito questo, che per quanto riguarda l'argomento che vi propongo, mi sono reso conto che si tratta di un argomento molto vasto. Quindi, rispetto al titolo che avevo proposto, il mito di Ulisse da Dante a Baricco, per ragioni proprio di tempo, mi limiterò ad una campionatura soprattutto di poeti italiani, ma cercherò anche di inserire alcune citazioni di scrittori, di narratori, come ad esempio Primo Levi e Baricco, che ovviamente è indicato come l'autore più recente che abbia toccato questo argomento, e magari anche fare un rapidissimo riferimento ad alcuni scrittori di fama mondiale come Ezra Pound e come Joyce, perché anche loro hanno affrontato il mito di Ulisse. Per arrivare a dare una risposta alla sua domanda, diciamo subito questo, che il mito di Ulisse è stato spesso assunto da diversi autori nell'arco dei secoli come simbolo delle caratteristiche dell'umanità, dell'uomo, e cioè il suo viaggio e il suo ritorno in patria sono stati archetipi di una produzione letteraria che riflette le tendenze che l'umanità ha sviluppato lungo la sua storia, appunto dall'antichità, quindi da Omero, fino al Novecento. Quindi il tema conduttore, il filo conduttore del nostro viaggio sarà proprio quello del mito. E per rispondere ancora più precisamente alla sua domanda, devo iniziare con una spiegazione di tipo metodologico. Allora, in pratica, la figura di Ulisse
è un archetipo. Archetipo deriva dal greco arché, che vuol dire primario, fondamentale, originario, e tipos, che vuol dire tipo. Allora, cioè, che cos'è l'archetipo? L'archetipo è in pratica una tematica, un tema, una figura, un'immagine che è iniziale della psicologia dell'uomo e che l'uomo si porta dentro e che ripropone in epoche diverse con modalità diverse. Quindi tutto questo è stato molto, molto bene spiegato da Carl Gustav Jung, il quale appunto dice che noi abbiamo nel nostro inconscio, abbiamo appunto tutta una serie di archetipi a cui facciamo riferimento durante la nostra attività gnoseologica, la nostra attività letteraria, artistica, filosofica e anche politica. In collegamento al concetto di archetipo c'è il concetto di mito, e qui è molto utile l'etimologia, perché oggi noi tutti, no, concepiamo il mito come appunto qualcosa di importante che si ripete nel tempo, si ripete nei secoli, da generazione a generazione, e dimentichiamo che mito, mitos, in greco vuol dire racconto. Cioè, perché il mito, no, è di fatto un racconto? Perché nell'antica Grecia, da cui appunto viene la parola mito, mitos, nell'antica Grecia il mitos era la narrazione delle vicende e delle passioni degli dei e degli eroi. Gli aedi, quindi i cantori, tramandavano le avventure di questi dei e di questi eroi cantando. Anticamente, quindi, la poesia soprattutto era collegata alla musica, accompagnati dalla lira, per celebrare le virtù, la forza, l'astuzia, in particolare per quanto riguarda Ulisse, il coraggio, la generosità, eccetera. Quindi l'archetipo di Ulisse è qualcosa che è un elemento fondamentale del nostro immaginario e che comunque nell'arco dei secoli viene adattato sulla base della sensibilità differenziata delle varie generazioni che recuperano, modificandolo, l'archetipo, cioè il tema originario, il tipo primordiale. In particolare, per quanto riguarda Ulisse, beh, per noi la parola Ulisse, no? La parola ulissismo, no? Il tema di Ulisse, il racconto, quindi il mitos, no? Di Ulisse raccontato nell'Odissea, ha ovviamente due elementi fondamentali. Quello del viaggio, addirittura della condanna al viaggio, ma anche quello del ritorno in patria. E qui allora devo aggiungere il concetto di nostos. Nostos in greco vuol dire ritorno. Quindi inseriamo il concetto di nostalgia.
La nostalgia non è altro che il dolore, la sofferenza per il desiderio del ritorno. Quindi l'archetipo di Ulisse primordiale è impostato dunque sul viaggio e sul ritorno. Meglio di ogni altro personaggio della mitologia greca, Odisseo, e voi pensate al valore simbolico che oggi ha la parola in italiano Odissea, no? Vuol dire una vicenda appunto drammatica, no? Ha vissuto un'Odissea. Collegandoci poi anche al significato letterale di Odysseus, che vuol dire nessuno. E addirittura pensate che con questa tematica etimologica dell'Odisseo come nessuno, noi addirittura possiamo arrivare nell'arco dei secoli a Pirandello. Odisseo è uno, nessuno, 100.000. Allora, perché è così importante nella cultura occidentale il mito di Odisseo? Perché di fatto incarna il prototipo dell'uomo moderno occidentale, che cerca di realizzarsi attraverso la conoscenza, quindi utilizzando le sue facoltà intellettuali, senza lasciarsi guidare dal destino. Questo per quanto riguarda dunque Omero. Ma che cosa avviene? Quindi già un primo mutamento si ha con Dante. E se Luca può passare già all'altra... Ecco, no? Allora, con Dante però l'archetipo omerico di Ulisse cambia. Perché? Perché stranamente, noi ci riflettiamo poco, ma stranamente Ulisse è uno dei pochi personaggi incontrati da Dante che non appartiene alla realtà storica, no? Papi, no? Re, imperatori, no? Personaggi importanti della politica italiana, no? Vicende narrate. La maggior parte dei personaggi della Divina Commedia sono tutti personaggi storici. Stranamente, no? C'è però invece Ulisse, che è uno dei personaggi non legati alla storia, ma alla mitologia. Qui c'è il testo famoso, no? È un brano del canto 26° dell'Inferno, e noi ci domandiamo: ma perché l'eroe mitologico Ulisse, decantato da Omero, viene collocato da Dante nell'inferno? Perché l'Ulisse di Dante è un uomo dominato da una inestinguibile sete di conoscenza. È insofferente di ogni limite alla conoscenza, e quindi questo lo porta a organizzare insieme a pochi fedeli compagni un audace viaggio per mare verso l'ignoto. Ma, e qui c'è già il cambiamento della cultura, diciamo, duecentesca rispetto alla cultura dei classici. Mi interrompo. Luca, riesce a ingrandire il testo per me anche? O no? Sì, è ancora un po' più grande, sì. Grazie, così, benissimo. Benissimo. Benissimo così. Allora, dicevo, il tentativo di Ulisse è considerato da Dante
una impresa assurda. Difatti, nel testo leggete che si tratta di un folle volo. E questa impresa è destinata, no? Allora, vedete, quindi il desiderio di conoscenza, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, cioè la fedeltà alla moglie lasciata ad Itaca, vincer potero dentro a me l'ardore che ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Quindi proprio un grande desiderio di esperienza, di venir del mondo esperto. Però la conclusione è tragica, perché questa volontà di conoscenza attraverso la ragione non può accedere alla conoscenza assoluta della verità da sola senza l'aiuto di Dio. Non so se sono riuscito a spiegare bene di che cosa si tratta, no? Quindi, ecco, allora lui fa questo lungo viaggio, l'un lito e l'altro vive in fin la Spagna, fin nel Morocco, nel Marocco e l'isola dei Sardi, la Sardegna, e l'altre quel mare intorno bagna. Io e compagni eravamo vecchi e tardi, quindi, no? Quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi, quindi le colonne d'Ercole che corrispondevano simbolicamente al limite della conoscenza. E addirittura qui Dante ci fa vedere un Ulisse che è tornato a navigare, no? Siamo vecchi e stanchi, no? Quindi arriva dunque alle colonne d'Ercole, che appunto, no, indicano il limite dove l'uomo può arrivare. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, che vuol dire Siviglia, e dall'altra già m'avea lasciata Setta, che è Ceuta, Ceuta, quindi diciamo lo stretto di Gibilterra. E ancora vedete che il laico Ulisse insiste molto sul principio dell'esperienza, no? Dice: o frati, che per 100.000 perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi, che è del rimanente, quello che ci rimane, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Quindi il desiderio di conoscenza, perché appunto l'uomo è fatto non a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Allora quindi il viaggio continua, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino, e però erano passati appunto, no, i giorni, 5 volte si era acceso e tante volte si era spento il lume che era di sotto della luna, quando apparve una montagna bruna per la distanza, e questo era il purgatorio. 3 volte però, ecco qui la condanna, no? E cioè il significato del canto di Ulisse è dunque questo: ogni scelta umana che trascuri i valori religiosi costituisce una ribellione all'ordine voluto da Dio e conseguentemente viene punita dalla natura. Quindi qui la tempesta 3 volte fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso,
E qui sarebbe interessante analizzare il testo, no? Proprio per il sistema della contraddizione, no? E cioè la poppa in una nave non sta in su, eventualmente sta più in basso. Invece qui, no, appunto si rovesciano i termini. Si parlava del folle volo e poi invece questo viaggio finisce con la discesa appunto nel profondo mare. Quindi levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come piacque altrui, ovviamente a Dio, no, che regola la natura, infinché il mar fu sopra noi richiuso. Quindi qual è il problema che Dante pone ai suoi contemporanei? Il problema è che Ulisse, superando i limiti imposti da Dio alla conoscenza, trasforma il desiderio di conoscenza da virtù in vizio, e in questo modo ovviamente diciamo compie una grave colpa. Allora ciò che resta di questo personaggio dantesco non è il racconto del personaggio omerico famoso per la sua astuzia, ma diventa il simbolo di un uomo che ha utilizzato laicamente la ragione umana. Ma questo viaggio è fallito perché Ulisse, ovviamente non poteva chiederlo in questo caso, ma aveva sempre gli dèi, l'impresa di Ulisse fallisce perché rifiuta l'aiuto della grazia divina. E questo si legge quando Dante parla per seguir virtute e conoscenza. Quindi addirittura mette prima la virtude, quindi il rispetto della religione, e poi mette la conoscenza. Quindi vedete già come la figura di Ulisse si modifica, no, rispetto all'immaginario omerico. E facciamo qui un salto di molti secoli e arriviamo all'Ottocento e al 1802, quando Foscolo scrive a Zacinto, che è una poesia credo che tutti conoscono. Ovviamente Foscolo si rapporta con Ulisse e addirittura il punto di contatto è il fatto che entrambi sono esuli, ma c'è una grande differenza, perché Foscolo non toccherà mai più le sponde della sua isola, né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque, mentre andiamo un po' più in giù, cantò Fatali. Ecco, allora, per cui bello di fame e di sventura baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Ulisse invece, no, ha la concessione da parte degli dèi del ritorno alla sua petrosa Itaca. Quindi qui noi possiamo codificare due tipi di eroe. L'eroe classico, che è rappresentato appunto dall'Ulisse omerico, che è un eroe positivo, perché alla fine, no, torna alla propria patria, e invece l'eroe romantico, Foscolo, che invece è negativo, perché non trova mai approdo e i suoi viaggi si concluderanno sempre, qui c'è anche ovviamente una componente autobiografica, no?
pensiamo a Foscolo esule in Inghilterra, no? E quindi i viaggi non si concluderanno mai, no? Nella propria terra, ma arriverà la morte in terre lontane e sconosciute. A noi prescrisse il fato in lacrimata sepoltura. Ma qui c'è un altro aspetto interessante. Vi faccio una proposta di lettura, diciamo, psicoanalitica. Da una parte, questo è un testo in cui c'è un continuo riferimento all'acqua, e il riferimento all'acqua ha un significato simbolico di archetipo edipico della madre, fanciulletto giacque, e rimanda a una fase di innocenza e di felicità, diciamo, prenatali, prima della nascita, che la vita, l'esistenza e il tempo hanno dissolto per sempre. Tant'è vero che, mentre nella prima parte c'è, diciamo, c'è una serie di immagini legate alla fecondità, all'acqua, alla fertilità, le terzine conclusive sono caratterizzate da petrosa, terra, illacrimata. Invece nelle quartine iniziali abbiamo onde, mar, acqua. E quindi abbiamo qui un altro tipo di personaggio. L'Ulisse di Foscolo è il prototipo del viaggiatore errante per eccellenza, che tenta con fermezza di tornare a casa, ma è ostacolato da forze avverse che glielo impediscono. Andiamo ancora un po' più avanti e vediamo che a cavallo tra 800 e 900, già un poeta come Pascoli affronta molto spesso la figura, no, il personaggio di Ulisse. Quindi vediamo l'Ulisse nell'età contemporanea. Noi sappiamo che in Pascoli c'è una forte passione per il mondo classico, e nel 1904 Pascoli scrive i poemi conviviali. Allora, da una parte noi abbiamo un Pascoli che è molto attratto dalla tradizione classica, in particolare omerica, ma dall'altra c'è in Pascoli l'adesione a un gusto decadente che è proprio della fine del secolo, che tende a recuperare il mondo antico attraverso la sensibilità contemporanea. Non a caso i personaggi pascoliani sono pieni di dubbi e di angosce, si pongono domande senza risposta sul senso della vita e della morte. Allora, Pascoli scrive dei testi collegati dunque alla figura di Ulisse. Un primo testo è appunto Il sonno di Odisseo. Ma quindi Ulisse dorme e dormendo ripensa, no, a Itaca, al suo regno e alla sua casa, però adesso noi prendiamo invece il testo che avete qui, e però non vedo il titolo, è saltato, ce l'avete nella scheda. Non so, Luca, se riesce.
Allora, qui chiaramente è soltanto un brano del... Aspettate, lo prendo. Allora, qui vedete dunque che anche qui Pascoli fa riferimento alla tradizione post-omerica. Che cosa vuol dire che fa riferimento alla tradizione post-omerica? Perché si racconta che dopo che Ulisse è tornato ad Itaca, e quindi no, le vicende che noi conosciamo raccontate dall'Odissea, ma a un certo punto Ulisse viene proprio preso da un grande desiderio di ripartire. Quindi prendiamo il componimento, qui è un brano di un componimento che è intitolato Il Ritorno, che è incluso nella raccolta Odi e Inni, il cui tema prevalente è quello della nostalgia per la patria lontana. Allora, il grande eroe greco, l'astuto Ulisse, una volta tornato a casa dal celebre viaggio, trascorre la vita invecchiando accanto all'amata moglie. Ma in lui rimane qualcosa di insoddisfatto, l'attesa di qualcosa di indefinito, un'inesauribile sete di conoscenza. Passano 10 anni e Ulisse decide di colmare il vuoto con un ultimo viaggio, cioè in pratica una seconda odissea verso i luoghi visitati la prima volta, da consumarsi con i vecchi compagni superstiti. E allora, e qui adesso leggiamo, ma il suo ultimo viaggio è un vano errare, ben lontano dal coraggio e dalla sicurezza dell'Ulisse omerico, che comunque era certo di tornare ad Itaca. E qui abbiamo un Ulisse pieno di dubbi, di interrogativi. E vi leggo, perché veramente Pascoli da questo punto di vista è affascinante. Un po' più sotto, appena, ecco. E la corrente tacita, no, non leggo, un po' più avanti, cioè le prime righe, Luca, no? Non le prime righe, ecco, così, ecco, il ritorno. E la corrente tacita e soave, più sempre avanti, sospinge la nave. E il vecchio vide che le due sirene, le ciglia alzate sulle due pupille, avanti sé miravano, nel sole fisse, od in lui, nella sua nave nera, e sulla calma immobile del mare, alta e sicura, egli innalzò la voce. Sono io che torno per sapere, che molto io vidi, come voi vedete me. Sì, ma tutto che io guardai nel mondo mi riguardò, la specularità, mi domandò chi sono, ecco, no, i dubbi dell'uomo decadente, dell'uomo già del Novecento, e la corrente rapida e soave, più sempre avanti, sospingea la nave. E il vecchio Ulisse vide un grande mucchio d'ossa d'uomini, il tema della deiezione, della consumazione dell'uomo, della mortalità,
e pelli raggrinzate intorno, presso le due sirene, immobilmente stese sul lido, simili a due scogli. Vedo, sia pure, questo duro ossame cresca quel mucchio. Ma voi due parlate, ma dite un vero, un solo a me, tra il tutto, prima che io muoia, a ciò che io sia vissuto. E qui è importante questa parola vero, la tematica del vero. Pascoli è un, diciamo, post-positivista, no? È uno di quelli che mette in crisi, appunto, no? La fiducia positivista, e vedete che qui, appunto, fa cercare a Ulisse un vero, profondo, essenziale, no? La verità. Quindi, ma dite un vero, un solo a me, tra il tutto prima che io muoia, il tema appunto della morte, della decadenza. E Sergea sulla nave alte le fronti, con gli occhi fissi delle due sirene. Solo mi resta un attimo, vi prego, ecco la crisi proprio del soggetto, ditemi almeno chi sono io, chi ero. E tra i due scogli si spezzò la nave. Questo, quindi, è un testo molto interessante, come è interessante il testo successivo, in cui Pascoli immagina, no, di concludere il viaggio con l'approdo all'isola di Calipso. Allora, Calipso, quindi questa è intitolata Calipso, allora Calipso che a questo punto s'affaccia, no? E anche qui, come in Dante, l'ultimo viaggio di Ulisse, no? Si conclude col naufragio, ma addirittura qui con la morte di Ulisse. Ed ecco, usciva con la spola in mano d'oro e guardò, cioè Calipso che guarda fuori dal suo antro. Giaceva in terra, fuori del mare, al piede della spelonca, un uomo sommosso ancor dall'ultima onda, e il bianco capo accennava di saper quell'antro, cioè di conoscerlo, tremando un poco, e sopra l'uomo un tralcio pendea con lunghi grappoli del nube. Era Odisseo. Ecco il tema del ritorno, del nostos, della nostalgia. Lo riportava il mare alla sua dea, lo riportava morto alla nasconditrice solitaria, all'isola deserta che frondeggia nell'ombelico dell'eterno mare. Nudo tornava chi rigò di pianto le vesti eterne che la dea gli dava, bianco e tremante nella morte ancora, chi l'immortale gioventù non volle. Ed ella avvolse l'uomo nella nube dei suoi capelli ed ululò sul flutto sterile, dove non l'udia nessuno. Non esser mai più nulla, ma meno morte che non esser più. Avete sentito questo tono drammatico, no? Il senso delle ultime parole della dea, che cosa dice? Dice: meglio per l'uomo non nascere, che poi è una tematica che sappiamo essere leopardiana. Meglio per l'uomo non nascere, dato che deve inevitabilmente morire. Ulisse, vedete, io non so se, purtroppo non avendovi davanti, magari vi faccio questa domanda e poi rispondetemi alla fine, non so se sono riuscito finora a farvi capire come questo archetipo muta
muta nei secoli, muta a seconda di come appunto lo scrittore affronta, no? Affronta l'archetipo che ha dentro di sé. Questo Ulisse, diciamo così, pascoliano, tra l'altro a me piacciono molto queste due poesie di Pascoli, perché sentite quanto pathos, no? Hanno questi testi, anche se Pascoli rispetta, diciamo, l'eleganza stilistica dei poemi classici, dei poemi omerici. L'Ulisse di Pascoli, molto più dell'Ulisse di Foscolo, perde le sue certezze per diventare il simbolo della crisi di valori che caratterizzerà l'intero decadentismo, che si chiamerà proprio così perché appunto, no, definisce la decadenza di una civiltà. Adesso invece passiamo a tutt'altra tipologia. Passiamo a D'Annunzio, l'incontro con Ulisse, o l'incontro di Ulisse, non c'è un grande cambiamento. Allora, pubblicato in Maya nel 1903. Allora, anche qui la cosa interessante, perché D'Annunzio riprende l'archetipo di Ulisse e lo utilizza come trasfigurazione mitica di un viaggio realmente compiuto da D'Annunzio nel 1895 su uno yacht di Edoardo Scarfoglio, noto giornalista, ma forse più noto al pubblico come scrittore di teatro. Allora, in questo viaggio nell'Ellade, noi possiamo notare l'immersione in un passato mitico alla ricerca di un vivere sublime, divino, all'insegna della forza e della bellezza. La crisi di valori tipica del decadentismo che abbiamo visto in Pascoli si manifesta in modo diverso in D'Annunzio, perché D'Annunzio utilizza il modello del superuomo. Poi leggerò il testo, voi vi accorgerete che qui D'Annunzio insiste molto su Ulisse solitario, il superuomo, Zarathustra, che è soltanto consapevole di sé e della sua grandezza e quindi aspira alla sublimità della vita. Secondo appunto la poetica d'Annunziana, della estetizzazione dell'esistenza. È interessante in questa lirica anche il fatto che dopo appunto l'iniziazione, diciamo, all'atteggiamento superomistico, e qui tutti sappiamo che c'è l'influenza di Nietzsche, D'Annunzio è stato uno dei primi lettori di Nietzsche, aveva conosciuto il pensiero di Nietzsche attraverso Wagner, quindi attraverso un grande musicista. Qui appunto D'Annunzio realizza proprio il modello del superuomo. Lo stesso poeta, quindi D'Annunzio, e i suoi compagni che fanno quel viaggio appunto nello yacht di Scarfoglio si sentono dei superuomini, ma l'incontro con Ulisse cambia totalmente la vita del poeta. Ulisse è qui l'uomo solitario che non ha bisogno dell'aiuto di nessuno per andare avanti
attento a tutto, e Ulisse diventa sempre di più il simbolo del superuomo, l'eroe instancabile che anche nella vecchiaia sfida il mare da solo, sdegnoso di tutti, alla ricerca di nuove esperienze, tutto volto a realizzare la sua volontà di potenza. E quindi il poeta si presenta come un eroe ulisside, in cerca di molte esperienze, di un vivere sublime, pronto a rompere limiti e divieti pur di raggiungere il suo obiettivo. E allora vediamo un po' che cosa, ripeto, sempre attraverso la trasfigurazione dell'esperienza soggettiva individuale del viaggio appunto sullo yacht fantasia di Edoardo Scalfoglio. Allora, diciamo, i compagni di viaggio allora gridano: «O Laerziade!» gridammo, e il cuor ci balzava nel petto come ai coribanti dell'Ida per una virtù furibonda, e il fegato acerrimo ardeva. «O re degli uomini, eversore di mura, piloto di tutte le sirti, ove navighi, a quali meravigliosi perigli conduci il legno tuo nero? Liberi uomini siamo, e come tu la tua scotta, noi la vita nostra nel pugno teniamo, pronti a lasciarla in bando o attenderla ancora». Ma ecco appunto proprio il mito del superuomo. «Ma se un re volessimo avere, te solo vorremmo per re, te che sai mille vie. Prendici nella tua nave tuoi fedeli insino alla morte». E qual è la risposta di Ulisse? «Non pur degnò volgere il capo, come a schiamazzo di vani fanciulli, non volse egli il capo canuto, e l'aletta vermiglia del Pileo», che è il berretto a forma frigia che portavano i marinai, «gli palpitava al vento sull'arida gota che il tempo e il dolore solcato avevano di solchi venerandi. Odimi, io gridai sul clamor dei cari compagni», c'è sempre il poeta, «odimi, o re di tempeste, tra costoro io sono il più forte, mettimi alla prova, e settendo l'arco tuo grande», quindi fa riferimento alla storia narrata da Omero, «qual tuo pari prendimi teco, ma s'io non tendo, ignudo, tu configgimi alla tua prua. E che fa allora Ulisse? Si volse egli, men disdegnoso, a quel giovine orgoglio, chiaro sonante nel vento, e il folgore degli occhi suoi mi ferì per mezzo alla fronte». Proprio, vedete, proprio una descrizione molto icastica della figura del superuomo, no? Orgoglioso, no? Che si fida solo di se stesso, no? Che realizza la propria volontà di potenza. Quindi il poeta immagina l'incontro con Ulisse, eroe simbolo della navigazione e quindi dell'esistenza, perché l'esistenza è un viaggio, per trasfigurarlo nella personificazione del superuomo. E qui a questo punto, scusate, e a questo punto però cominciamo a divertirci, perché allora noi finora qui abbiamo visto dunque, no, con D'Annunzio questa esaltazione superomistica
del mito di Ulisse. Invece, nel 1908, e quindi in pratica quasi negli stessi anni, Gozzano scrive questo testo, e ve lo leggo tutto perché è divertentissimo, cioè Gozzano immagina appunto che Ulisse, dopo averne fatte di tutti i colori, no? Dopo aver avuto tante avventure, no? Tante vicende, no? Dopo aver tradito, no? Ovviamente in ogni occasione quella poveretta di Penelope, no? Che tesseva la tela per aspettare che tornasse. Qui veramente, guardate, questa cosa di Gozzano è di una ironia, di una satira incredibile. Allora, fra l'altro, io ve la leggo, vi accorgete che fra l'altro c'è, diciamo, una tonalità un po' di, diciamo, di filastrocca, no? Una tonalità parodica, no? E questo testo è una parodia dell'Ulisse omerico, dantesco e dannunziano. Gozzano ricorda le imprese eroiche compiute da Ulisse, ridicolizzandole. La nave di quest'ultimo, infatti, come appunto sappiamo per l'esperienza appunto dannunziana, per il viaggio che ha fatto D'Annunzio, la nave di Ulisse è diventata uno yacht e Calipso e Circe si sono trasformate in allegre donnine. I suoi marinai sono diventati allegre brigate e le sue eroiche traversate sono diventati viaggetti di piacere verso località esotiche. Anche qui c'è il tema del ritorno e poi della ripartenza, cioè proprio della inesorabilità, no? Del desiderio di ripartire. Ulisse non è più il re di tempeste omerico e non è nemmeno l'uomo assetato di conoscenza come in Dante, né il superuomo dannunziano, ma è un mediocre uomo, un uomo qualunque, avido soprattutto di beni materiali, di soldi. E fra l'altro, ve lo dico prima di leggere, nel testo sono evidenti i riferimenti ironici al testo dantesco: dolcezza di figlio, pietà del padre, debito amore, considerate la vostra semenza, folle volo, stelle dell'altro polo, un'alta montagna, la prora. Leggiamo per divertirci, proprio con l'andamento cantilenante di una favola. Il re di tempeste, quindi appunto, no? Ulisse, così chiamato da Omero, il re di tempeste era un tale che diede col vivere scempio un bel deplorevole esempio di infedeltà maritale, che visse a bordo di uno yacht, toccando tra liete brigate le spiagge più frequentate dalle famose cocotte. Già vecchio, rivolte le vele al tetto, un giorno lasciato, fu accolto e fu perdonato dalla consorte fedele. Poteva trascorrere i suoi ultimi giorni sereni, contento degli ultimi beni, come si vive tra noi, ma né dolcezza di figlio, né lacrime, né pietà del padre, né il debito amore per la sua dolce metà, gli spensero dentro l'ardore della speranza chimerica e volse coi tardi compagni cercando fortuna in America. Non si può vivere senza danari, molti danari. Considerate, miei cari compagni, la vostra semenza. Viaggia, 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 viaggia nel folle volo. Vedevano già scintillare le stelle
dell'altro polo, viaggia, 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 viaggia per l'alto mare. Si videro innanzi levare un'alta montagna selvaggia. Non era quel porto illusorio, la California o il Perù, ma il monte del Purgatorio che trasse la nave all'ingiù. E il mare sovra la prora si fu rinchiuso in eterno. E Ulisse piombò nell'inferno dove ci resta tuttora. Divertente, no? È veramente, insomma, fatto pochissimi, pochi conoscono questo testo. Andiamo ora invece, andiamo nel Novecento e leggiamo una poesia per vedere come le cose cambiano. Leggiamo una poesia che forse conoscete, di Umberto Saba, pubblicata per la prima volta sull'Unità il 15 settembre 1946, ed è una poesia che fa parte dell'ultima sezione del Canzoniere. Qui ovviamente la figura di Ulisse è invece tutta centrata sul desiderio di avere un porto sicuro, di appunto avere un luogo dove rifugiarsi, quindi appunto il ritorno, no, alla propria casa, quindi il mito, no, della piccola patria, il mito del porto sicuro. Nella mia giovanezza, ovviamente è un classicismo invece che giovinezza, nella mia giovanezza ho navigato lungo le coste dalmate, e qui sapete Ulisse, dico scusate, Saba era di Trieste, quindi anche qui c'è una dimensione biografica. Isolotti a fior d'onda emergevano, ove raro un uccello sostava intento a prede. Coperti d'alghe, scivolosi, al sole belli come smeraldi. Qui allora adesso c'è la descrizione del pericolo. Quando l'alta marea e la notte li annullava, vele sotto vento sbandavano più al largo per fuggirne l'insidia. Oggi il mio regno è quella terra di nessuno. Ma capite che è quella terra di nessuno, ma nessuno, come sapete, è Ulisse. Odisseo, appunto, vuol dire nessuno. Oggi il mio regno è quella terra di nessuno. Il porto accende ad altri i suoi lumi, me al largo, quindi il desiderio proprio di conoscenza, no? Continuamente viaggiare, no? Quindi a Saba non basta, no? Il rifugio del porto sicuro, me al largo sospingi ancora, e vedete questi ultimi due versi che in pratica hanno un ritmo foscoliano. Me al largo sospingi ancora il non domato spirito e della vita il doloroso amore. Qui c'è una componente proprio romantica, no? Che riporta, no? Che riporta, anche cambiandola, no? Alla tematica foscoliana. Vi avevo detto, Foscolo, no? È un eroe romantico perché è condannato a morire lontano. Qui, no? Il doloroso amore e il non domato spirito portano il poeta Saba al desiderio di continuare a viaggiare, anche sapendo che appunto, no, nella zona dove vive, dove abita, si corrono parecchi pericoli perché diciamo le isole, gli isolotti spesso sono sommersi e non diciamo diventano un pericolo per la navigazione. Rapidissimamente, da un punto di vista, diciamo, narrativo, pensate all'importanza che ha, ad esempio, il tema del canto di Ulisse in Se questo è un uomo di Levi, dove appunto, no, il ricordo del canto di Ulisse serve addirittura
no? Serve a recuperare una forma di umanità che proprio nella realtà concentrazionaria di Levi ha bisogno di socialità. Quindi il Levi, qui appunto non lo leggo ma lo conoscete, il Levi, la letteratura serve a garantire, a stabilire un legame con gli altri uomini. L'Ulisse di Levi è un Ulisse eroico, forse più degli altri, perché riesce a schiudere uno spiraglio di luce anche nella fitta tenebra del lager. Ma di Ulisse hanno parlato anche, ad esempio, Ezra Pound nei Cantos, che sono un rifacimento novecentesco dell'Odissea omerica. Quindi a conferma, siamo quasi giunti alla fine, a conferma di una tradizione mai spenta, di una continuità dell'utilizzo dell'archetipo di Ulisse, così come è molto importante la figura di James Joyce, no? Che scrive nel 1922 Ulisse, e qui ovviamente, no? L'Ulisse è, diciamo, il personaggio dell'uomo contemporaneo che non riesce a ritrovare se stesso nella realtà dei nostri giorni. E quindi questo spiega anche lo stile, no? Frammentato, no? Appunto l'uso del discorso libero indiretto, del flusso di coscienza, no? Famoso per quanto riguarda James Joyce. E la stessa cosa ha fatto Baricco. Baricco ha scritto un'opera intitolata Omero, Iliade, in cui c'è la riscrittura del poema omerico destinata alla scena teatrale. In pratica Baricco smonta e rimonta l'Iliade, abbassa a livello di personaggi umani tutti gli dei e gli eroi dell'Iliade e soprattutto invita a riflettere sulla guerra. Questi personaggi in Baricco rivivono valori e sentimenti universali che da sempre fanno parte della natura umana. E come appunto dichiara l'autore nella postilla sulla guerra, riscrivere oggi una storia di guerra, anzi come scrive lui, un vero e proprio monumento alla guerra, non è un dettaglio qualsiasi, perché l'insegnamento che Baricco vuole lasciarci è questo: non dobbiamo lasciarci affascinare dal fascino della violenza e dobbiamo invece riaffermare l'importanza di una via verso la pace. E vorrei finire con una poesia, secondo me, molto bella, che vorrei leggere proprio a suggello di questo monologo, perché non è stata una chiacchierata, è stato un mio monologo, di Konstantinos Kavafis, intitolata Itaca, del 1911, perché secondo me in questa poesia c'è tutta la saggezza che l'uomo contemporaneo, che è dimidiato, non conosce più se stesso, ha perso la propria identità, ma l'uomo contemporaneo deve essere saggio nel sapere trovare un equilibrio e un'armonia tra desiderio di conoscenza e pace. Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze.
i Lestrigoni e i Ciclopi o la furia di Nettuno, non temere. Non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. In Ciclopi e Lestrigoni, no certo, né nell'irato Nettuno incapperai, se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti quando ne porti finalmente e con che gioia toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutta merce fina, anche profumi penetranti d'ogni sorta, più profumi inebrianti che va in molte città egizie. Impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaca. Raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola. Tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio. Senza di lei mai ti saresti messo sulla strada. Che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Grazie. Grazie a lei, professore, per questo suo intervento. Ci ha fatto fare un viaggio, un bel viaggio attraverso la letteratura, anche diciamo, ci ha fatto capire come questo archetipo sia presente in tanti autori, magari alcuni nemmeno lo sapevamo, adesso parlo per me, però la presenza di questo archetipo anche in altri autori, anche autori più recenti del Novecento. Io non so se vuole aggiungere qualcosa, ho aperto anche l'audio alla professoressa Giulioni, visto che lei è insegnante, è stata per tanti anni con i suoi alunni di letteratura italiana. Certo, sì. Soltanto che io sono un insegnante, non avevo mai collegato, diciamo, la figura di Ulisse attraverso tutti questi autori, facendo intravedere una profondità veramente grande rispetto a questo personaggio. Quello che ho quindi è veramente un'ammirazione per questo percorso, questi punti di vista diversi che si incontrano. Quello che ho pensato è che comunque da tutti questi autori emerge comunque una figura positiva, a mio parere. Adesso non so cosa ne pensa il professore, nel senso che Ulisse lo trovo abbastanza equilibrato, nel senso che, cioè, lui è interessato, la sua vita è diciamo rivolta verso la conoscenza, la curiosità di tutto quello che c'è nella realtà, nel mondo, nella vita, però nello stesso tempo questa curiosità, questo interesse è collegato, in realtà non è altro che anche una ricerca della propria identità, di se stesso. Quindi mi sembra che, cioè, lo vedo positivo, nel senso che non è che c'è solo magari un interesse verso la conoscenza delle cose esterne, magari non tanto verso se stesso, oppure il contrario. Ci vedo questo equilibrio, non so il professore che ne pensa. Probabilmente la Salve è condizionata proprio dalla linea, diciamo, omerico-dantesca. Grazie. No, ma voglio dire, no. Cioè, quello che mi interessava è
far vedere, non è tanto se quale Ulisse è positivo, quale Ulisse è positivo, cioè l'Ulisse raccontato, ma l'ha detto, è un Ulisse mitico, gli ho detto appunto è un racconto, no? Tra l'altro, per quanto riguarda la questione omerica, come sapete, non si sa se è stato un solo poeta, no? Che si chiama Omero, per di più cieco, il che è tutto dire, no? Per esaltare il valore della parola, se invece appunto questi poemi omerici sono la raccolta di canti diversi, di autori diversi, no? Allora, quindi c'è il racconto uguale mito di Ulisse. La cosa che per me è interessante è che appunto utilizzando la tematica, cioè la metodologia di Jung, e cioè che noi, no, riproponiamo, no, in forme diverse, no, in tempi molto lunghi, diversi, gli stessi archetipi, questo per me era l'aspetto interessante. E allora già Dante, rispetto a Omero, come vi dicevo, che cosa ci aggiunge? Siamo nel 300, alla fine del 200, primi del 300, ci aggiunge quel tema che vi ho detto, cioè, no, Ulisse viene mandato all'inferno. Se Dante avesse rispettato l'archetipo, diciamo, omerico, doveva esaltare la furbizia, no? L'astuzia. Ulisse è quello che ha fatto vincere la guerra ai greci, che poi i greci non erano, ma insomma, per una ragione che adesso non sto a spiegargli, no? Invece no, che fa? Lui adatta la figura di Ulisse, lo manda all'inferno perché nel suo periodo, no, dove appunto era importante il collegamento tra religione cristiana e ragione, lo condanna appunto perché ha commesso un'infrazione alle regole, diciamo, delle divinità, no? Ha passato le colonne d'Ercole e quindi la natura lo travolge. Poi ho fatto un salto eccessivo, ovviamente di molti anni, ma ovviamente sono arrivato a Foscolo. Vi ripeto, Foscolo primo riprende il tema autobiografico, perché lui è nato a Zacinto, no? E quindi in un'isola greca, come Ulisse è nato appunto, no, a Itaca. E lì invece Foscolo insiste molto su questa differenza, cioè sull'aumento di tragicità della sua esperienza rispetto a quella di Ulisse, perché almeno Ulisse ha già avuto, insomma, la fortuna di tornare, no? Di tornare a Itaca, mentre io sicuramente non tornerò in Italia, che poi come è avvenuto, no? Poi sono passato a Pascoli, argomento interessante, perché nel decadentismo, diciamo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, e anche in D'Annunzio, come sapete, c'è un forte recupero del mondo classico, ma visto con la lente dell'uomo decadente. Quindi Pascoli utilizza uno stile, appunto, che è quello ovviamente di rispetto della classicità, però anche qui, no, secondo me, sono belli quei versi. Cioè, e qui invece Pascoli riprende la tradizione post-omerica. Quello che vi ho detto, si racconta che dopo che Ulisse è tornato ad Itaca, la passione era talmente forte, diciamo la verità, forse si era anche stufato di Penelope, insomma, sarà invecchiata, non è che ha risolto il problema, tu sai che è, no? Me faccio un altro viaggetto. Quindi si è fatto un altro viaggetto, e lì è interessante il concetto di conoscenza come verifica, no? Ditemi chi sono, no? Ditemi chi sono io. È vero, quelli sono versi importanti, quelli che vi ho letto. Io ho guardato il mondo, ma il mondo guardava me, no? E io chi sono, no? Qual è la mia identità? Qual è il mio soggetto completo? E poi l'altro pezzo per me molto bello sul tema della morte. Calipso, no? Che esce dall'antro e vede un vecchio,
un vecchio morente che addirittura, no, le dice: ma io quell'antro lo conosco, certo, perché c'era stato. E con questa frase finale, no, meglio nulla, meglio non nascere per niente che morte, no? Quindi l'annullamento totale. E poi ovviamente dopo Pascoli invece, o comunque nello stesso periodo di Pascoli, su posizioni completamente diverse, il D'Annunzio superumistico, quindi, no, lui che dice di incontrare, di aver incontrato appunto Ulisse sempre in fase postomerica, per capirci, no? E qui c'è tutta l'esaltazione appunto, no, ideologica, politica, del superuomo attraverso la figura di Ulisse, che nello stesso anno viene smontata dall'ironia terribile, no, veramente bruciante, di Gozzano, no? Che gli dice: sì, sullo yacht, no? I soldi, la bella vita, no? Le belle ragazze, no? Hai messo le corna per anni a Penelope, eccetera, no? E in effetti, che cosa puoi meritare se non il fatto che ovviamente vieni punito con lo yacht, non la nave, con lo yacht che viene inghiottito dalla tempesta. E poi, andando sempre più verso, diciamo, la modernità, appunto, Saba, che appunto scrive quel testo in cui ritorna la tematica, appunto, invece, diciamo, anche questa postomerica e romantica di Foscolo, dicendo appunto che lui non si contenta del porto sicuro, no? Ma vorrebbe continuare sempre ad agire, no? Ad osare, e poi per arrivare, secondo me, a questo bellissimo testo di Cavafis, dove Cavafis dice: ricordati di Itaca, cioè ricordati che cosa ha imparato, no? Andando, no? Prima, no? Viaggiando e poi però tornando ad Itaca. Quindi fai tesoro di tutte le esperienze che hai fatto per raggiungere la saggezza nella tua patria. Sì, sì. Ho risposto? No. Io direi che... Sicuramente, cioè io ho fatto queste riflessioni. Naturalmente con tutto questo percorso ci fa vedere una figura di Ulisse proprio molteplice, no? Cioè approfondita dopo questo incontro con lei, diciamo che uno la figura di Ulisse la vede in mille sfaccettature. Però dopo alla fine io, diciamo, sono stata colpita da questo aspetto, ci ho visto un po' il viaggio, che poi è vero, anche della vita di ognuno di noi, quando, ecco, uno all'inizio è proiettato verso l'esterno, vorrebbe conoscere tanti aspetti, poi secondo ogni autore ha messo in evidenza un aspetto, e nello stesso tempo è una conoscenza di se stesso. Poi il mito del ritorno, ecco, non è altro in fondo che, secondo me, che ripercorrere, cioè voler ricominciare le esperienze, la novità, ma in fondo è un ritorno a se stessi, quasi una riflessione su quello che ha vissuto. Che, non so, ci ho visto questo, come ricominciare da capo, però ripercorrendo la propria vita, come ricominciarlo un'altra volta su quello che è stato. Sì, 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 sì. Cioè, diciamo che però come riflessione finale ho pensato che magari, ecco, è importantissimo il desiderio di conoscenza, che quando è estremo, come ha fatto Dante, Ulisse è stato messo nell'inferno, e invece, ecco, è importantissima la conoscenza, però nello stesso tempo non essere proiettati troppo all'esterno, attraverso la conoscenza dell'esterno guardare se stessi, e nello stesso tempo, ecco, un equilibrio, io, cioè come insegnamento finale, pur attraverso tanti punti di vista, ho visto che io nella vita capisco che, insomma, bisogna essere non rinchiusi in se stessi, però nello stesso tempo, ecco, neanche troppo essere proiettati di fuori. Cioè, ci ho ricavato questo insegnamento, pur naturalmente con questi punti di vista diversi, bellissimi proprio. E la figura di Ulisse è ancora più affascinante perché è vista in tante direzioni diverse, con altra profondità. Lei ha fatto quello che io ho fatto in poesia, cioè lei ha fatto una interpretazione di una donna del 2000 dell'archetipo di Ulisse. Va bene.
professore, comunque, vorrei dire che sì, prego. No, quello che voglio dire, professore, è che veramente io, cioè un percorso così sulla figura di Ulisse non l'avevo fatto mai, e da questo momento la figura di Ulisse per me c'è una profondità immensa, che prima non l'avevo visto perché ero collegata molto alla figura di Ulisse omerica, anche a quella di Dante, però per il resto non avevo mai fatto questo percorso, cioè pur magari conoscendo alcuni brani degli altri autori, ma questa unitarietà, questo insomma vedere la figura di Ulisse in questa molteplicità e nello stesso tempo un collegamento, non l'avevo fatto mai, quindi da questo momento in poi Ulisse per me è tutto diverso, ricominciavo un altro viaggio. No, no, ma uno studioso francese ha detto che un bravo professore non deve dare certezze, ma mettere in crisi. Sì, lo fa, sono soddisfatto. È verissimo, sì, sì. No, veramente affascinante come incontro e d'ora in poi, insomma, di grande interesse. Penso che tutti noi abbiamo un'altra dimensione di Ulisse adesso, molto più, anche più vera che non collegata solo al mito e ma più collegata anche a una dimensione reale, come può essere un essere umano che comunque pur nel mito presenta vari aspetti positivi o meno positivi. Questo. Diciamo un po' che anche con questa pandemia, professore, ci siamo sentiti un po' tutti Ulisse, no? Tutti alla ricerca della conoscenza e tutti abbiamo percorso un viaggio come questo mito che lei ci ha proposto. Ho voluto chiudere semplificando questa veramente molto interessante lezione. Noi la ringraziamo perché penso che non potevamo concludere in maniera più degna questo ciclo di incontri, perché partire dalla filosofia e poi parlare proprio dell'archetipo di Ulisse, affrontarlo attraverso un percorso, perché abbiamo viaggiato, è come se avessimo viaggiato anche noi in questa oretta di lezione insieme a soprattutto l'entusiasmo del professor Alfredo Luzzi. Io vorrei ringraziare lei, professore, per la sua disponibilità, perché è stato disponibile sia prima che adesso con la lezione, perché ci siamo collegati anche per fare in modo che tutto funzionasse per il meglio, così come vorrei ringraziare la professoressa Rosalba Giulioni, che ci crede fermamente nell'Unitre, crede fermamente che la cultura sia qualcosa che bisogna sempre ricercare, come Ulisse è sempre nella continua ricerca della conoscenza. La cultura non ha mai età, la cultura deve essere diffusa a 360 gradi tra le giovani generazioni, perché tanti anche sono i giovani che ci hanno seguito questa sera, fino a quelli meno giovani. Poi permettetemi un ringraziamento particolare a chi ci ha aiutato a livello tecnico, quindi i colleghi di Osimo Web, Lino Totoro e Riccardo Pomi, e poi la collega di Vivere Osimo, Silvia Dolci, dove vi ricordo saremo presenti anche per i prossimi giorni. Potrete rivedere tutta la lezione sia sulle pagine Facebook di Vivere Osimo e Osimo Web, che anche ovviamente sul canale YouTube sempre di Vivere Osimo e Osimo Web. Quindi direi, professoressa, di concludere con un suo saluto questo ciclo di lezioni, con la speranza poi di ritrovarci a ottobre in presenza, perché voi fate anche una bella cerimonia di inaugurazione per l'Accademia. E niente, volevo dire che questo percorso che abbiamo fatto ha anch'esso un collegamento, perché con la professoressa Arianna Fermani abbiamo cominciato con la tematica della speranza, che era una tematica ovviamente proiettata nella realtà di questo momento, e quindi questa tematica della speranza si ricollega un po' anche alla figura di Ulisse, che questo incontro finale rappresenta. E io ringrazio moltissimo il professor Luzzi di aver accettato il nostro invito, anche perché, come ho detto all'inizio, per noi il professor Luzzi è un docente speciale che ci ha seguito sempre presentandoci argomenti, cioè sempre inediti, delle sue ricerche più attuali. Quindi sono sicura che anche gli studenti Unitre questa sera hanno seguito anche con emozione questo incontro, e sicuramente sono stati contenti di incontrare il professor Luzzi, anche se a distanza. E io ringrazio tanto il professore, tutti i presenti che hanno seguito, e naturalmente anche il presentatore Luca Falcetta, che ha lavorato molto anche per questo incontro. È un piacere lavorare per l'Unitre, grazie professoressa, buona estate, come dice lei di solito ai suoi ragazzi anche quando andava a scuola, auguriamo buone vacanze, speriamo vaccinati. Buone vacanze, buona estate. Bene professore, tante grazie. Grazie a voi. Grazie di cuore professore, e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Grazie ancora, e speriamo l'anno prossimo di farli in presenza a questi incontri, anche proprio con il professor Alfredo Luzzi. Certo, grazie. Buonasera, professore, buonasera a tutti.
Buonanotte. Buonanotte.